Contrastare la povertà educativa e prevenire la criminalità, offrendo a bambini e bambine che vivono nei quartieri più difficili delle grandi città la possibilità di praticare gratuitamente un'attività sportiva durante l'anno e di frequentare laboratori educativi sui valori positivi dello sport, su una corretta alimentazione e stili di vita sani. Sono questi gli obiettivi principali di Sport Never Stop, il progetto di Fondazione L'Albero della Vita, ETS e Fondazione Conad ETS, presentato durante un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, presso Palazzo San Giacomo. Siamo la città più giovane d'Italia, abbiamo tante zone della nostra città, periferie, ma non solo periferie, dove ci sono tanti giovani che hanno bisogno di essere sostenuti e guidati, non solo attraverso percorsi di formazione, ma anche attraverso lo sport. E quindi siamo molto contenti di poter collaborare con questo progetto per offrire delle opportunità ai nostri giovani della nostra città. La cosa principale sono tre punti. Il primo è dare una dote ai ragazzini, ed è sportiva, e loro possono scegliere, sono ragazzini da 6 a 10 anni, e possono scegliere lo sport che più gli interessa, che questa cosa è molto bella. Il secondo appunto è le facciamo anche un corso dell'educazione alimentare, che è molto importante per il loro sviluppo, per la loro crescita. E come terzo facciamo una sorta di, li raccontiamo questi sportivi, le biografie di certi sportivi, che è molto bello per loro, perché così loro possono prendere spunti per il loro futuro. È un progetto che punta sullo sport e sulla cultura come volani per sostenere la crescita dei bambini e anche poi per creare un'interlocuzione con le famiglie che sono consapevoli della necessità che questi bambini hanno di avere delle opportunità, delle esperienze utili per la loro crescita, e quindi anche le famiglie possono e devono essere coinvolte.